Buongiorno. Esploratrice. Mugli. No, hai paura di essere dimenticato a casa, amore? Sei messa in borsa. Ti sei messa in borsa, topolona. Buongiorno. Guarda che guarda il papà. Siamo, si dorme sempre troppo poco. Ho chiesto come da mangiare. Marghe, dai. Marghe. Marghe. Perché tu hai una bottiglia? Perché hai una bottiglia sopra la testa? Papà, ieri voleva dormire con la bottiglia di bianco. È birbante. Buttala giù dal letto. Oh, una bottiglia. Da dove esci adesso? Cazzo, una bottiglia. Cazzo. Mia. Niente. Preferisci che il papà venga giù a darle Ciao. Un bacino? Sto cazzo. Stamattina l'ho portata a letto con me, mi ha fatto dormire sì. Più. Vabbè, poverina. Stiamo partendo. Anichina è stesa già su Gianni, pronta, a fare reattiva. Siamo stra mega pieni. Il cancello, Freddy. Via. Partiamo. Stiamo partendo. Non voglio tornare a casa. Neanche noi, vero? No. Non vogliamo, no. No. Pronti? Allora, siamo in un autogrill, c'è tantissima gente, è luna e non siamo neanche a Bologna. Aiuto. La Nike vuole le patatine. No. Diglielo cosa mi è successo, per favore. E già Maria ha rotto anche l'altro obiettivo. Gigi. Non voglio le patatine, dai, stai buona. È arrivato. Magico. È un sacco arrabbiato. Allora, siamo finalmente in una stazione di servizio dove dentro c'è Spizzico! Spizzico! Che fame! E adesso facciamo a turni perché abbiamo le cagnacce qui. Quindi prima sono andati dentro i genitori di Gianmaria con la Marghe e poi andiamo dentro io e Gianmi, vero Bubi? Amore, quanto sei arrabbiato per l'obiettivo? Sei triste proprio, vero? Amore? Dai, Giulia... Vabbè, sono stai. Basta, va bene amore? Allora, la pizza la Spizzica era finita, prendiamo un panino con la cotoletta. Dai. Casa, dolce a casa, finalmente. Casuccia, il mio lettino, la mia Nichina. Sempre lì, sempre qui. E allora, tutta la mia famiglia si è trasferita in una casa... che noi chiamiamo in campagna e che però è un po' lontano da Padova, in mezzo ai campi, quindi noi chiamiamo la casa in campagna. E detto questo, mi devono venire a prendere e c'è anche la novità che abbiamo una macchina nuova che è arrivata mentre ero via, e è la 500L ed è grigia, mi sembra grigia, va bene. E detto questo, mi devono venire a prendere, ma sono sempre lenti eccetera. E quindi sono adesso a casa e sto montando il vlog di ieri. Di ieri. Che metterò online domani. E basta, faccio un po' di coccole alla Nichina. Non vedo l'ora di vedere Bentley. Il mio piccolo Benny. Quanto ti manca, Benito? Di la verità. E basta, poi non so neanche se ci vedremo con Gianni oggi perché abbiamo fatto il full. No, perché semplicemente vorrei stare un po' con la mia famiglia oggi perché è una settimana che non li vedo. E poi tra un po' loro partono di nuovo, beati loro. Ok, e basta, vorrei, insomma, vediamo adesso cosa facciamo dopo. Tra un po' vi faccio vedere la macchina nuova quando arrivano, eh. Eccomi, sono venuti a prendermi. E questa è la mia 500L. La nuova 500L! Che bella! Troppo bella! Dentro c'è mia mamma al telefono. Ok, ora guido. Ciao! Sono a fare la spesa con la mamma e la nonna. La nonna è dietro. E facciamo una spesetta perché appunto siamo trasferiti qui in campagna. E basta, stasera dobbiamo mangiare, ma penso che stasera prendiamo la pizza. Perché così per festeggiare. Noi mangiamo la pizza, quella alta è buona.
cos'è questa? La pizza. Ok, allora, sono a casa perché stanotte abbiamo deciso di dormire a casa perché, allora, mio papà e mia sorella soffrono di allergia e ieri notte hanno dormito in campagna, appunto questa casa che noi chiamiamo la campagna, e hanno avuto un attacco fortissimo di allergia. Mio papà veramente stava morendo, cioè no, letteralmente, cioè non letteralmente, ma insomma stava male, e quindi stasera hanno deciso di dormire qui. E siccome io ho ancora tutta la valigia piena e non avevo assolutamente voglia di farmi un'altra valigia, perché avrei dovuto veramente farmi un'altra valigia, allora ho pensato, vabbè, stanotte dormo qui e basta, ragazzi. Allora vi do la buonanotte perché è tardino, sono mezzanotte mi sembra, e vado direttamente a letto perché stamattina ci siamo svegliati veramente presto, tipo alle 7, e basta, cioè, ok, dico grazie che ci ha seguito comunque in tutto questa serie di viaggi che abbiamo fatto su Vita DG, e spero che siete riusciti a cogliere tutte le cose belle che abbiamo visto noi in quest'estate. Spero che vi siate divertiti, spero che non vi abbiamo annoiati, se c'è così, sì. E niente, vi mandiamo un bacione, anche se già mi non c'è, ma vi mandiamo un bacione a tutti. Grazie e buonanotte. Ciao!